Cristian Casadio, dirigente della Pisana, avete portato via questi tre punti da un campo sempre molto difficile come questo del Meucci, e soprattutto in che modo, insomma, quel 4-3 dopo il recupero subito? Sì, sì, è un campo, penso uno dei campi più complicati che ci siano, veramente questa squadra non la conoscevo, è un'ottima squadra e su questo campo penso che non so quante squadre riusciranno a venire a levare punti qua, quindi questi sono per me punti raddoppiati quelli che abbiamo preso, perché è veramente un'ottima squadra e un campo difficile. Diciamo che noi abbiamo invertito quello che ci è successo alle prime due giornate, che creavamo tanto e non raccoglievamo mai, invece oggi siamo stati cinici perché le prime occasioni che ci sono capitate le abbiamo concretizzate. E quando è così fai una partita completamente a tuo favore, perché ti difendi e sapevo che loro sarebbero rivenuti fuori come era giusto che sia, e alla fine ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché senza di quella non va da nessuna parte, e quindi anche quella ci ha aiutato e niente, siamo molto soddisfatti. Mister Marcelletti, probabilmente più che il quarto gol è il primo tempo un po' da rivedere, dove insomma è partita meglio la Pisana, poi grande recupero, grande cuore, un po' d'amaro in bocca per questo 4-3. Sì, il primo tempo diciamo l'abbiamo un po' regalato, ma non eravamo proprio noi dentro la partita. E al secondo tempo hanno capito che dovevano dare qualcosa in più, l'hanno fatto, hanno giocato bene e abbiamo ripreso la partita. Peccato per il quarto gol che... eravamo talmente contenti di aver fatto il pareggio che abbiamo lasciato quei 10 secondi di blackout che loro ci hanno subito fatto gol. Quello mi dispiace perché non deve accadere, perché soprattutto in questo sport che basta proprio un attimo per vincere e per perdere le partite. Oggi l'abbiamo persa. Stiamo lavorando, stiamo crescendo noi e così va bene. Il secondo tempo di oggi va bene, dobbiamo eliminare il primo tempo adesso. In generale come sta procedendo, appunto, come dicevi tu, il processo di crescita? Beh, stanno imparando e stanno seguendo le mie indicazioni, si applicano bene, però c'è ancora da lavorare, perché l'esperienza poi alla fine è quella che conta più di tutto in questa categoria. E molti di noi non ce l'hanno, perché non l'hanno fatta, perché non hanno giocato a questi livelli, però non è... si può lavorare, si può crescere e quindi continueremo su questa strada.